Siamo fuori Palazzo Baronale, perché voi siete qui questa mattina? Abbiamo chiesto un incontro con il sindaco, ci hanno dato un numero di telefono da chiamare, abbiamo chiamato, mi ha risposto e mi ha chiesto qual era il motivo per cui volevo incontrare il sindaco. E io ho detto sono dei motivi prettamente personali e familiari. Mi ha risposto per l'assistenza sociale. Se avevo bisogno di assistenza sociale io ci andavo stamattina, non venivo qua al comune a Palazzo Barrona. Abbiamo continuato a chiamare lo stesso numero senza avere risposta. E abbiamo chiesto quali sono i criteri e quali sono le graduatorie per il lavoro che ha bisogno il comune di Torre del Greco. Perché vedo un sacco di giovani di 20 anni, 19 anni, con posto di lavoro e io che aspetto sempre 40 anni iscritti un collocamento. Secondo lei l'amministrazione comunale quindi non aiuta i cittadini a rialzarsi dopo questa emergenza? Oh, ma assolutamente, sicuramente fa molto poco, ma molto poco. Fa molto poco, la gente non ha bisogno dei pacchi alimentari, la gente ha bisogno dei soldi per pagare l'affitto, per crescere i figli. Aiutate il popolo che sta in ginocchio, io ho 4 figli. Ho degli affitti da pagare, come devo fare? Ditemelo voi. I redditi di cittadinanza, mi dispiace, io sono orgoglioso, io voglio lavorare, non voglio i redditi di cittadinanza. Io voglio il lavoro, quello che ho sempre fatto. Vogliamo consegnare scheda, non la vogliamo. Io vogliamo non ce l'ho nemmeno, non ce l'ho nemmeno il reddito di cittadinanza. Ascoltate la voce del popolo, perché siamo noi che viviamo i disagi di tutti i giorni. Ci avete chiuso dentro, ma stiamo morendo di fame. Noi siamo solo venuti qua per i motivi a chiedere un nostro diritto educatamente. Lei è qui per lo stesso motivo? Sì, è lo stesso motivo del mio amico Andrea. Quindi voleva un contatto con il sindaco? Colloquio con un sindaco civile. Se volete lasciare un appello, una richiesta al sindaco? Siamo venuti qua per un colloquio di lavoro civilmente e ci hanno trattato malissimo. Ci hanno risposto un segretario al telefono, non so, ci ha risposto male e non è normale. Non è stata fatta.